Siamo qui al chiosco La Rotonda, Nazario Iadarola, il suo titolare. Allora, questa ordinanza non fa nient'altro che aumentare le nostre difficoltà nel svolgere il nostro lavoro, perché noi siamo consapevoli di quello che è il rischio del contagio, siamo consapevoli di quelle che sono le restrizioni, però adesso, dopo aver stretto i nostri posti a sedere, siamo costretti anche a relazionare la gente in fasce d'orarie ovviamente inferiori rispetto a quelle con cui lavoravamo fino a qualche giorno fa. Ciò comporta un maggior rischio di assembramento nei pressi della nostra attività, perché aspettano il momento in cui il tavolo si libera per sedersi. Ciò comunque fa sì che noi non abbiamo più delle tempistiche ordinate nel servire con professionalità i nostri clienti. E ciò è inammissibile. Dopo 2 mesi di chiusura, dopo aver fatto dei lavori di adeguamento, dopo aver acquistato dei prodotti per una igienizzazione accurata dei nostri ambienti, dopo aver distanziato e dopo aver accurato tutto il personale con delle misure da far rispettare, dopo aver inserito un corpo di vigilanza nella nostra struttura per limitare assembramenti vicino al bancone, ciò è inammissibile. E noi chiediamo solamente di lavorare con criterio, cosa che stavamo facendo, cosa per cui noi chiediamo fiducia, come abbiamo dato fiducia nel chiudere nel momento in cui il contagio era ingestibile. Adesso che la cosa è gestibile, perché 2 casi sono estremamente una cosa molto misera, e quindi chiediamo solamente maggior fiducia e magari maggior controlli per vedere chi, come me o come qualche altro, mi metto io in prima persona, non è stato in grado di gestire questa cosa.